chi è il responsabile della crisi di governo, della ormai immagino quasi scontata caduta del governo, ha un nome e un cognome che è Mario Draghi. Punto. Perché qualunque normale presidente del Consiglio non avrebbe mai rassegnato le dimissioni, perché noi abbiamo detto che avevamo fiducia in lui, ma che non votavamo semplicemente il provvedimento perché conteneva, possiamo dire, due o tre porcherie. E quindi per coerenza non l'abbiamo votato, quindi non, nessuno può dare la responsabilità. Sì, ma oggi tre... Ah, ok. Voi? Ah, adesso è colpa nostra. No, 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 non è colpa vostra. Gesù, Gesù, vieni giù a fare un po' di bene. Gli italiani, l'avete detto voi. Hanno, hanno fatto la crisi, hanno fatto la crisi, adesso è colpa nostra. Ma voi vi siete astenuti però, no? Ma ragazzi, non lo so, vediamo cosa succederà domani alla Camera. Ma è ovvio che è una giornata, secondo me, triste per il paese, perché comunque è evidente che al Senato... c'è stato un'enorme mancanza di responsabilità da parte di alcuni partiti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi.